tutti e bentornati sul mio canale. La novità di oggi qual è? Che partiamo questo lunedì col video commento della Formula 1, così chiudiamo il blocco della Formula 1 e partiamo col blocco finale della Serie A. Da pomeriggio comincerò con le novità, poi ci sono, vi spiegherò come funzioneranno tutte le novità. Allora, prima di tutto iscrivetevi sul canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, così là ci sono tutte le novità. E soprattutto andate oggi, che oggi usciranno i miei pagelloni della Formula 1 di tutti i piloti, però molti voti li metterò li posterò sul canale Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi e andatele a vedere. Questa Formula 1, andiamo a vedere negli ultimi 6 Gran Premi, Qatar, no, Bahrain, Arabia Saudita, Australia, Baku, Miami, Monaco, Spagna. Questi 6 Gran Premi cosa hanno in comune? Una sola scuderia vincente, la Red Bull. Abbiamo un Max Verstappen che ha ottenuto 4 vittorie, dall'altra parte abbiamo Max Verstappen, che ha ottenuto 5 vittorie, si era impallato un po' il computer, ha ottenuto 5 vittorie e 2 Sergio Perez, un dominio assoluto Red Bull. Però io vi faccio una domanda: questo dominio assoluto Red Bull è un dominio assoluto Red Bull Max o Red Bull altro pilota? Perché se io vado a vedere le gare, le due gare, quelle fatte da Max Verstappen e quelle fatte da Perez, non ci sono paragoni, e guidano la stessa macchina. Perez e cosa? Guidano la stessa identica macchina, Max Verstappen e Perez, però la cosa è differente, la cosa fa paura. E questo dobbiamo notare, che se questa macchina fosse guidata da un altro pilota avrebbe gli stessi vantaggi che ha Max Verstappen. Questa macchina al limite la porta Max Verstappen, perché anche nel consumo delle gomme abbiamo un Max che consuma le gomme, non le consuma per niente, un Perez che ha un consumo minore degli altri, però le consuma più di Max. Il problema è proprio questo: la differenza fra piloti, e la differenza non è banale, perché stiamo parlando di due signori piloti, di due piloti che sono forti, però Max è di un'altra categoria. Max, come ha detto Nico Rosberg oggi durante la telecronaca, Max fa parte di quella top 5 dove c'è Schumacher, Senna, Prost, Lewis Hamilton. Lì possiamo mettere Max Verstappen, senza se, senza ma. Bene anche la Mercedes. La Mercedes in questo Gran Premio ha dimostrato la sua forza, ha dimostrato che è una macchina che, eliminando il progetto A, è andata sul progetto B, dove le pance sono molto più simili alla Red Bull, cioè al progetto Aston Martin. E a questo punto possiamo dire che la seconda forza del campionato è la Mercedes. Voi dite perché? Perché le macchine vanno veloce nel circuito di Barcellona, vanno veloce in tutti gli altri circuiti, e la Mercedes va veloce. Noi dobbiamo prendere questo punto, non prendiamo l'idea di Max Verstappen, togliamolo di mente Max Verstappen. Però Russell non si è fatto superare in pista da Perez, e oggi si giocava di motore. Oggi non c'era né la safety card, né bandiere gialle, né virtual safety card, non c'è stato niente. Oggi sono affrontate in pista, e in pista ha detto che la seconda Red Bull guidata da Perez non ha superato la Mercedes. E io dico, in una gara, se davvero così fino alla fine della stagione con Mercedes seconda forza del campionato, e soprattutto con la Mercedes che è più veloce della seconda Red Bull, il mondiale piloti sicuramente si può riaprire. È impossibile, perché ora vediamo quello di distacco, è impossibile. Però se davvero la Mercedes è più forte della seconda Red Bull, è tutto da vedere. Bene Lewis Hamilton, sono contento che ha preso un secondo posto, ottimo.
l'Aston Martin, l'Aston Martin ora ha avuto qualche problema, però una giornata snoccio può capitare dappertutto, ma il vero disastro è la Ferrari. La Ferrari che uno partiva dall'ultimo posto, l'altro parte dal secondo e arriva quinto, un Sainz che ha dovuto subire sorpassi senza riuscire a difendersi da Sainz, da Lewis Hamilton e da Russell, e lì poi Perez l'ha sferniciato come niente fosse. Ma il problema è la sconfitta della Ferrari. Quando l'ho capita che questa Ferrari è un fallimento, nel momento in cui Sainz era terzo in classifica, era terzo, il suo ingegnere di pista gli dice i dati di Perez. Io dico, perché sta dicendo i dati di Perez? Perez è quinto, perché loro già avevano capito che Russell lo stava per superare. Loro facevano la gara su Perez che era quinto, e poi dopo due giri Russell l'ha superato. Il problema è che quando è arrivato Perez l'ha superato pure Perez. Dall'altra parte abbiamo un Leclerc che dice queste parole. Ha detto: la vettura è di un'incostanza incredibile, impossibile da capire, perché con la gomma oggi mettiamo la gomma rossa, oggi dice una cosa, la mettiamo domani e dice un'altra, mettiamo la gomma bianca oggi va bene, la mettiamo durante la gara non va bene. In questo momento in casa Ferrari c'è un caos pazzesco, e questo è preoccupante, perché se tu non riesci a sistemare i tuoi problemi che tieni in casa, come puoi sistemare gli altri problemi? E qua dico io che non c'è futuro, non c'è completamente, in questa Ferrari non c'è futuro. O decidi di cambiare completamente progetto e ti butti sul progetto come simile alla Red Bull, oppure resetti tutto, perché in questo momento, in questa pista che abbiamo detto, chi va forte da tutte le altre piste, ma il problema è che va piano, questa pista va piano dappertutto. Leclerc che irriconoscibile, un Sainz che a casa sua non si è potuto difendere il secondo posto, non perché sono scarsi i piloti, ma perché la macchina non va, o un Frank Vasseur che dice non sa cosa dire. In questo momento in casa Ferrari non sanno dove sbattere la testa, ed è preoccupante sta cosa che tu non sai di che futuro puoi morire, è preoccupante. O decidi di eliminare completamente questo progetto, cioè buttare nel cesso altri 5 anni di lavoro, 5 anni buttate soldi, e facciamo che puntiamo al campionato 2026, se no così non va. È un peccato, è davvero un peccato. Mi dispiace, perché si poteva fare di più, cosa che non c'è stata. I piloti non sanno dove sbattere la testa, altrettanto i meccanici, ma l'errore principale è stato tenere Binotto quando tu hai cominciato questo progetto 2020, questo progetto 2022, dovevi eliminare Binotto e tutto il suo staff. Noi abbiamo tenuto, scusate il tema, delle sanguisughe che negli anni fallivano, anno dopo anno, l'abbiamo fatto fare un progetto fallimentare, perché questo della Ferrari è un progetto fallimentare. L'SF23 è un catorcio, un'ape a tre ruote, semplicemente fa più forte della Ferrari. Che dire, vediamo un po' la classifica, così ci rendiamo conto il dominio Red Bull. La classifica piloti: Max Verstappen 177 punti, scusate, Sergio Perez 117, Alonso 99, Lewis Hamilton 87, George Russell 65, Carlos Sainz 58, Charles Leclerc 42, Stroll 35, Esteban Ocon 25, e il decimo Pierre Gasly 15, Lando Norris 12, Nico Hülkenberg 6, poi c'è Oscar Piastri 5, il miglior rookie finora è stato Piastri con 5 punti, Valtteri Bottas 4, Guanyu 4, Tsunoda 2, Kevin Magnussen 2, Alex Albon
Albon 1, poi De Vries e Sergio Gavente 0. Voglio fare un complimenti a Guangzhou che in questo Gran Premio di Barcellona porta un Alfa Romeo quasi inguidabile al nono posto. Un applauso. Ora voglio farvi contento con alcune pagelle, però mi raccomando, tutte le altre seguite su Instagram perché le pubblicheremo domani mattina, cominciamo a pubblicarle da domani mattina. Perez, voto 5, anche il mio commento, anche le tartarughe si risvegliano dal letargo, lui no, proprio tranquillo. Max Verstappen, 10, ormai abituato al 10. Supremazia, rischia di conquistare il terzo titolo, iridato entro l'estate, e mi sembra che è proprio così. Charles Leclerc, 4,5, un GP senza senso, finché durerà la sua pazienza, da predestinato sta diventando un disgraziato in pista. McLaren, dalle stelle in qualifica alle stelle durante il GP, e questo ci può stare. Sono un po' pesanti, ho deciso di farli piccanti. Poi Williams, il disastro ormai è diventato di casa, come al solito il 3, perché ormai il 3, il mio 3, e le pagelle ce l'hanno sempre. Dopo, As, voto 5, il giorno non funziona sempre, in gara si fanno i punti, non nelle qualifiche. Avete capito perché cerca di fare sempre bene in qualifica, poi in gara non soddisfa i requisiti. Zunoda, 7, questa è bella, lotta come un samurai, peccato che guida un Alfa Tauri. Questa ci sta. Allora, Lewis Hamilton, 8, una prestazione di grande sostanza, il vecchio leone c'è. George Russell fa un garone dopo i pasticci combinati in qualifica, parte da dodicesimo e arriva fino al terzo posto in gara. Chapeau, che dire, perfetto. Poi, questa era quella che volevate. Lance Stroll, 7. Non sono diventato matto, non sono. Si mette dietro l'Asturiano, ingombrante peraltro a casa sua. Bravo Lenz, ogni tanto va detto che butti lì un garone in faccia chi gli dice che sta in Formula 1 solo perché il figlio del boss. Questo ci stava, alla fine ci stava. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella che ci vediamo alla prossima Gran Premio di Canada fra 2 settimane. Ciao!